Questo aereo è in vite incontrollata. Per la maggior parte dei piloti, questa esperienza può essere terrificante, a volte fatale. Eppure, ci sono piloti che eseguono questo genere di manovre continuamente. Sono i piloti collaudatori, che si spingono ai limiti delle possibilità dell'uomo e della macchina. State per salire a bordo dei velivoli più avanzati. L'incubo peggiore di ogni pilota è di precipitare a velocità vertiginosa con l'aereo fuori controllo. La perdita di controllo del velivolo è una delle cause principali di morte tra i piloti della Marina Militare statunitense. Negli ultimi 10 anni, più di 30 aerei da combattimento sono precipitati e 10 piloti sono rimasti uccisi. Assicurarsi che eventi di questo tipo non accadano più è il lavoro di Rob Newowner, e questo è il suo ufficio. Rob Newowner è un esperto pilota collaudatore del centro di guerra aerea della Marina Militare di Patuxent River, Maryland. Rob è un veterano con un'esperienza decennale nei voli di collaudo. Non ha mai avuto incidenti e ha tutta l'intenzione di continuare su questa strada. La maggior parte delle persone che incontro pensa: accidenti, collaudare aerei deve essere un lavoro eccitante. Così mi trovo sempre a dover spiegare che il nostro maggiore impegno è proprio quello di rendere questo lavoro meno eccitante possibile. Per 2 anni, Rob ha lavorato al collaudo del nuovo caccia di superiorità aerea della Marina, l'F-18 Super Hornet. Quello che cerchiamo in un nuovo aereo è che raggiunga prestazioni sempre migliori in termini di obiettivi neutralizzati o abbattuti durante un combattimento. Naturalmente, un caccia moderno deve anche fornire maggiori garanzie di sopravvivenza ed essere in grado di tornare alla portaerei anche dopo missioni molto impegnative. Il Super Hornet è una meraviglia tecnologica che testimonia l'evoluzione della Marina Militare statunitense del XXI secolo. Questo caccia può viaggiare a più del doppio della velocità del suono e avere la meglio su qualsiasi aereo nemico gli si metta contro. La missione di Rob è di raggiungere i limiti dell'aereo per aiutare i progettisti ad eliminare qualsiasi difetto prima che il velivolo entri in produzione. Il comandante Newowner sta effettuando volontariamente voli incontrollati con il Super Hornet per capire come l'aereo risponda e come il pilota possa riprendere il controllo. Nose straight down. Little bit of roll, itty bitty roll, and it's complete. Okay. Power's up. All right, let's go get ready for some little more pastry. Spesso il decollo porta alla vite, una situazione potenzialmente fatale per un pilota inesperto. Quello che vogliamo ottenere con i voli di collaudo, specie con quelli incontrollati, è assicurarci che un giovane tenente di 23-24 anni, con una decina di ore di volo su quell'aereo, non abbia sorprese. Quello che a lui può capitare inavvertitamente, noi vogliamo averlo sperimentato deliberatamente. È proprio l'elemento sorpresa che rende così pericoloso il volo incontrollato. La tipica reazione del pilota di squadriglia è il panico. E non è certo una situazione a lui familiare. È lì che sta cercando il nemico e all'improvviso tutto quello che riesce a capire è che l'aereo è fuori controllo. Non ha la possibilità di analizzare adeguatamente la situazione e reagire. Ed ecco perché diventa particolarmente importante per noi che le procedure di recupero siano quanto mai semplici.
Le prime due o tre volte che sono andato in vite mi sono preoccupato. Ma dopo un po' ci si abitua e si capisce che la vite è il modo in cui l'aereo reagisce a determinate sollecitazioni. Si impara a sentire come l'aereo si comporta a regimi differenti. È semplicemente un altro modo di volare. Il test di oggi esplorerà una nuova area dell'inviluppo di volo. Le armi e i serbatoi di benzina a pieno carico vengono montati sulle ali del Super Hornet. La notoria instabilità di questa pesante configurazione causa spesso problemi ai piloti. Il volo di oggi è programmato per le 14. La routine di ogni giornata di volo comincia entrando in questa stanza e controllando il programma dei voli per assicurarsi che ci sia il proprio nome sopra e che si conoscano gli orari dei briefing. Ci sono 7 Super Hornet nuovi nel programma di collaudo. 5 aerei modello E monoposto e 2 aerei modello F biposto. Ogni aereo è dedicato allo studio di aspetti diversi del volo. Velocità, manovrabilità, vibrazioni, resistenza, armi, avionica e operazioni su portaerei. Tra le attrezzature di collaudo del centro di Patuxent River c'è anche la catapulta di lancio di una portaerei installata a terra. Il velivolo denominato E4 è dedicato allo studio di angoli di incidenza elevati e al volo incontrollato. L'angolo di incidenza, detto alfa, è rappresentato dall'angolo di volo. Angoli molto ampi portano allo stallo, alla caduta e addirittura alla vite. Nonostante la sofisticata tecnologia, i piloti portano ancora con sé le schede di volo a cui fanno riferimento durante l'esercitazione. Queste schede rappresentano il copione della missione di collaudo. La missione di oggi prevede molte manovre intenzionalmente rischiose, come la scivolata di coda. Quello che facciamo durante una scivolata di coda è semplicemente puntare l'aereo verso l'alto e attendere fino a che la velocità si azzera. A questo punto, dato che ha smesso di volare, l'aereo cade all'indietro in qualche altro modo. Le viti possono essere di diversi tipi: piatta, rovesciata e a foglia morta, e sono tutte potenzialmente letali. Sembra ridicolo, ma i piloti devono andare a lezione per capire questo fenomeno aerodinamico. Il comandante Jerry Gallagher insegna il controllo della caduta alla scuola per i piloti collaudatori della Marina Militare di Patuxent River. Come sapete, quando ci si avvicina ad elevati angoli di attacco e allo stallo, si scopre che l'unico comando efficace è rappresentato dal timone direzionale. Di solito, se un aereo è fornito di alettoni, superfici che sporgono dalle estremità alari, e ci si vuole avvitare in una particolare direzione, si butta giù la superficie di controllo sull'ala esterna. Quello che succede invece ad elevati angoli di attacco è che sull'ala esterna si crea una resistenza tanto forte da far girare il muso dell'aereo nella direzione opposta a quella desiderata. Ora c'è un'altra caratteristica chiamata effetto diedro, che tende a far ruotare l'aereo fuori dal vento relativo. Se si combinano le due cose, il volersi avvitare verso sinistra e il buttar giù l'alettone a destra, il muso dell'aereo tira a destra. L'effetto diedro fa avvitare l'aereo nella direzione opposta a quella desiderata. Di solito, questa reazione durante una manovra tattica è indicata da un'esitazione dell'aereo al momento di avvitarsi. Ma se si spinge fino al punto in cui si perde finalmente il controllo della vite e della direzione desiderata, l'aereo esce dal volo controllato e va nella direzione opposta. Il lavoro che si sta facendo sul volo incontrollato è molto importante per la Marina Militare statunitense. Le cadute hanno iniziato a rappresentare un problema già con il precedente caccia di punta, l'F-14 Tomcat. La flotta di F-14 ha perso un aereo all'anno per ogni anno di vita del Tomcat.
e questo a causa di vite o di volo incontrollato. È per questo che il volo incontrollato è stato oggetto di così tanta attenzione da parte del team dell'F-14, soprattutto perché ci rendevamo conto che una volta entrato in vite incontrollata, l'aereo era irrecuperabile. Questo incredibile filmato del luglio 1979 mostra il test di caduta di un F-14 che si è concluso tragicamente. L'F-14 entra pericolosamente in vite. Il controllo di terra chiede disperatamente al pilota di iniziare il recupero. Il pilota tenta di recuperare, ma l'aereo non si stabilizza. Dopo una caduta di 4.500 metri, il pilota prende la drammatica decisione di eiettarsi, perdendo così un aereo da 50 milioni di dollari, ma salvando la propria vita. Finché si è in grado di capire che cosa sta succedendo e si possono applicare le procedure di recupero adeguate, e ovviamente se l'altitudine è sufficiente, non ci sono ragioni per pensare al peggio. Uno dei problemi maggiori è che a volte, durante queste violente manovre, i motori si spengono. E anche se si riesce a recuperare, ormai si è troppo bassi per riaccendere i motori e riuscire a salvare l'aereo. La scorsa notte, gli addetti alla manutenzione hanno sostituito il motore di un E4. I motori del Super Hornet modello 414 della General Electric sono stati progettati appositamente per il nuovo aereo. L'impianto motopropulsore, controllato dal computer, genera una spinta superiore a 10 tonnellate. I due motori messi insieme eguagliano la potenza di un 747. Inoltre, questi motori sono progettati per resistere allo spegnimento ad elevati angoli di attacco. Effettuiamo molte sostituzioni di motori. Anche se non sono necessarie dal punto di vista della manutenzione, fanno parte del processo di collaudo di questo particolare programma di sviluppo. La sostituzione di un motore richiede meno di mezz'ora. Questo aereo è stato progettato in modo che i motori possano essere facilmente smontati e spostati nello spazio ristretto degli hangar a bordo delle portaerei. Il motore può così essere cambiato senza dover sollevare l'aereo. Durante il ciclo di test, i motori vengono revisionati spesso per controllare gli effetti dello stress da caduta. Il test di caduta deve essere effettuato in aria chiara ad oltre 12.000 metri di quota. Così, se il motore si spegne, Rob avrà il campo in vista e il tempo di planare. È raro che succeda, ma i piloti collaudatori sono allenati a questo insolito tipo di manovra. L'E4 è fornito di un equipaggiamento di sicurezza che gli consente di effettuare la lunga planata senza l'aiuto del motore. Abbiamo bisogno della batteria per i display e di un sistema idraulico per alimentare gli stabilatori e i timoni. Inoltre, ho bisogno di un sistema per l'ossigeno, che normalmente viene fornito dal motore. Il sistema è completato da un paracadute che può essere aperto in caso di avvitamento senza possibilità di recupero. Il paracadute raddrizza l'aereo, poi viene staccato e noi ce ne torniamo alla base. Finora, con il Super Hornet, il paracadute è stato usato solo per testare il meccanismo. Nessuno dei piloti collaudatori ha mai avuto bisogno di usarlo. Rob spera di non essere il primo. Mancano 5 ore al decollo. Questi sono i Blue Angels, la pattuglia acrobatica della Marina. Volano sull'F-18 Hornet, il precursore del Super Hornet che sarà testato oggi. Il primo F-18 è entrato a far parte della flotta nel 1982. Oggi ci sono più di 2.000 Hornet a disposizione della Marina e dei Marines. Questa prima serie di F-18 contrassegnati con lettere dalla A alla D era di ottima qualità.
ma il Super Hornet è stato progettato per migliorare notevolmente le prestazioni dell'Hornet. Fred Madenwald è il capopilota collaudatore della Boeing, attualmente addetto al programma Super Hornet, ma conosce a fondo anche i primi F-18. Potrei passare ore a descrivere i pregi dei primi F-18 su cui ho effettuato voli tattici e di collaudo. Il vecchio F-18 era un aereo che chiunque avrebbe voluto avere in combattimento, il migliore fino ad oggi. Era molto manovrabile e abbastanza potente da essere usato ad elevati angoli di attacco. I motori funzionavano meravigliosamente. La cabina di pilotaggio era equipaggiata, per la prima volta in assoluto, con strumentazione su monitor e su head-up display completamente integrato, per minimizzare il tempo perso dal pilota nell'eseguire i controlli. Un aereo con cui si doveva davvero solo puntare e sparare. Il modello originale dell'F-18 aveva solo un difetto. I piloti scoprirono che a pieno carico non era in grado di affrontare elevati angoli d'attacco. Dopo numerosi incidenti, si arrivò alla conclusione che l'aereo era predisposto alla caduta. La speranza è che il Super Hornet dimostri una maggiore resistenza alla caduta, pur mantenendo la capacità di sopportare un carico utile elevato. La missione di oggi si svolgerà con l'aereo a pieno carico. Il conto alla rovescia per il decollo è iniziato e le aspettative crescono. Il team di collaudo del Super Hornet prevede 10 piloti collaudatori, dozzine di tecnici e uno staff di esperti civili e militari. La riunione di oggi è stata convocata per discutere l'andamento del programma e altre questioni di carattere generale. Il comandante Wirt annuncia che uno dei piloti collaudatori è stato scelto per il programma spaziale della NASA. Un momento di attenzione, prego. Ho un annuncio da fare. Forse qualcuno di voi già lo saprà. Comunque il nostro Ken Emhoek è stato chiamato come pilota dalla NASA. Il nostro Ken è giustamente su di giri e spero che tutti voi vogliate congratularvi con lui. Voglio solo ricordarvi che anche la prima scimmia mandata nello spazio si chiamava Anne. Questa scelta mi sembra indicativa della qualità del nostro personale civile e militare. Dunque ci congratuliamo ancora con Ken e lo aspettiamo di ritorno per l'inizio della prossima settimana. Il programma di progettazione e realizzazione del Super Hornet è iniziato nel 1992. Lo scopo era quello di reinventare il vecchio Hornet, migliorandone il raggio d'azione e la velocità. Il nuovo aereo porta il 33% in più di carburante e può tornare alla base con il 50% in più di armi residue rispetto al suo predecessore. Inoltre ha dimensioni maggiorate del 25% e riduce considerevolmente l'eco radar rispetto al vecchio Hornet. I primi prototipi furono costruiti negli stabilimenti della Boeing di St. Louis in meno di 3 anni, un record per un caccia così sofisticato. Nel frattempo, negli stabilimenti della General Electric di Lynn, nel Massachusetts, si costruivano i motori, che furono sottoposti a più di 12.000 ore di test a terra prima di essere montati sul Super Hornet. Dopo il primo volo nel novembre 1995, sono iniziati gradualmente i test. Sono necessari dai 3 ai 5 anni di test prima che un nuovo aereo vada in produzione. La fase di collaudo presenta dei rischi che vengono però gestiti ottimamente dal team di sviluppo. Abbiamo iniziato con delle semplici deviazioni di timone o della barra di comando fino ad arrivare alle viti. Dalle viti eseguite deliberatamente, siamo passati a sollecitazioni maggiori per provocare cadute e viti involontarie. Tutto ciò è stato ovviamente preceduto da un lungo lavoro nella galleria del vento e da simulazioni che avevano lo scopo di determinare i punti critici prima dei test di volo veri e propri. Il comandante Newowner e Fred Madenwald sono i soli a poter svolgere queste rischiose missioni.
Da sempre i test sulle viti e sulle cadute sono ad alto rischio. Nei precedenti programmi, molti aerei sono stati persi in questo tipo di prove. Effettuare molti test di questo tipo comporta diversi rischi. Studi fisiologici sul volo hanno accertato che le viti portano a rischi di cui i piloti non sempre sono coscienti. Si sentono disorientati, la loro attività cerebrale rallenta e il tempo si comprime. La compressione temporale esiste davvero. Ogni volta che rivedo il video dopo una missione in cui ho effettuato una vite che mi era sembrata particolarmente lunga, e sono sempre i momenti in cui ci si trova a testa in giù, quelli più lunghi, insomma, quando vedo le immagini mi dico: ragazzi, mi è sembrato che durasse molto di più quando ero in cabina. Per combattere gli effetti della vite, i tecnici hanno semplificato i controlli di volo. L'aereo è in grado di segnalare se si tratta di una situazione di volo incontrollato e indicare al pilota la corretta direzione della barra di comando per mezzo di alcune frecce che compaiono sui display. Quindi basta pensare e seguire le frecce. E così, se il pilota si trova in questa situazione e le sue capacità cerebrali scendono al 30% mentre l'aereo ruota su se stesso, tutto quello che deve fare è seguire le frecce e mantenere la direzione indicata, così non è necessaria una grossa esperienza di viti. Chiunque sarebbe in grado di pilotare l'aereo con ottimi risultati. Basta seguire le frecce e recuperare l'aereo. Poi si può tornare a casa con una bella storia da raccontare. Con i caccia di oggi, spesso il modo migliore di recuperare l'aereo è abbandonare i controlli e lasciare che il computer si occupi di tutto. Rob Newowner ha una totale fiducia nei nuovi sistemi di controllo di volo e ha scelto deliberatamente di usare un equipaggiamento a basso contenuto di tecnologia per gestire la caduta. L'aereo ha due maniglie, che noi chiamiamo porta asciugamani, e sono montate sulla parte strutturale della calotta. Le uso per stabilizzare il mio corpo durante il volo incontrollato. Quando l'aereo si rovescia, vengo scagliato ovunque nella cabina e mi attacco alle maniglie per stabilizzarmi, aspettando che l'aereo si fermi. Ovviamente rimane il problema di dove si sta andando, ma se ci si preoccupasse troppo, il lavoro del pilota collaudatore diventerebbe impossibile. È la parte pericolosa del lavoro che lo rende eccitante, ma voi probabilmente vedete più pericoli di me, anche se io li vivo più da vicino. Penso che cavalcare i tori in un rodeo sia peggio. Quei ragazzi non sanno cosa faranno gli animali. Capite, i tori possono rigirarsi e cambiare il movimento. In realtà penso che siano proprio loro gli unici esperti nel movimento. Noi siamo in grado di prevedere che cosa farà l'aereo. Tuttavia, ci sono voli che mettono alla prova anche il pilota più esperto. Qualche settimana fa, Rob è stato protagonista di questo spettacolare volo. Rob aveva intenzione di mettere l'aereo in verticale e quindi ha tirato velocemente la barra indietro e a destra. Si aspettava una caduta, ma è stato sorpreso da una violenta vite scomposta. Power's up. Flight control reset. Reset. Well, that was the most interesting ride I've had to date. Questo è il LED-up display che ha registrato quanto visto da Rob durante la caduta. L'indicatore sulla destra mostra che è precipitato per oltre 5.000 metri in meno di 30 secondi. Well, that was the most interesting ride I've had to date. Ci sono sicuramente condizioni di stress fisico connesse a questo tipo di volo. Alcune volte, dopo una vite o una caduta piuttosto lunga, o anche una manovra particolare, mi sento come ubriaco. E così ci riposiamo. Dico ai ragazzi: ehi, andiamo a fare un rifornimento. Oppure: ho bisogno di una decina di minuti per fare un giretto e rimettermi in sesto.
Matter of fact, I think I'd like to rest for a moment. Wow. Succede. E fa parte del programma. Comunque rimango sempre allerta. Sì, insomma, pronto a muovermi per il test successivo. Rob non è diventato pilota collaudatore per la scarica di adrenalina che si prova in un volo pericoloso. È laureato all'Accademia Navale e dopo 6 anni come pilota di squadriglia è entrato alla scuola per piloti collaudatori. È sposato e ha 4 figli. E anche se non si preoccupa troppo dei rischi del lavoro di pilota collaudatore, Rob è perfettamente cosciente dell'incertezza che circonda la sua famiglia. Ho dei bambini piccoli e loro, si sa, sono affascinati dagli aerei. E così, sapete com'è? Pensano che sono forti. E mia moglie è sempre pronta a seguirmi in tutti i miei spostamenti. Ma sua moglie dovrà aspettare ancora un po'. Mancano 4 ore al decollo. Per osservare ciò che accade durante il volo, Rob sarà seguito da un compagno, Philip Yates, a bordo di un aereo di appoggio, un F-18 standard. Il pilota inseguitore ha una serie di compiti. Sono talmente concentrato su quello che succede in cabina che non posso fare attenzione agli altri aerei in circolazione. È lui che si occupa di liberare l'area intorno a noi sul suo radar per assicurarsi che non ci sia traffico in conflitto. È una questione di sicurezza. Lui tiene d'occhio il nostro aereo per controllare se c'è qualcosa che si stacca. Tutto succede molto velocemente e freneticamente. Se c'è qualcosa che cade, è il pilota inseguitore ad accorgersene. Per portare a termine la missione, l'aereo d'appoggio deve spesso volare pericolosamente vicino all'aereo in collaudo. In questo incidente, un missile si stacca dall'F-18 e trancia l'ala dell'aereo d'appoggio. Mentre si avvita verso terra, l'aereo manca di poco l'F-18. Il serbatoio del carburante cede e l'aereo si incendia. Il pilota è ancora nell'abitacolo. Eiettarsi prima che l'aereo sia in posizione orizzontale equivarrebbe ad un suicidio. Miracolosamente, il pilota riesce finalmente ad eiettarsi con successo. Al quartier generale, i coordinatori Dave Sitz e Jim Barnes danno gli ultimi ritocchi alle schede di volo per il briefing. La riunione finale del team di collaudo ad elevati angoli d'attacco è incentrata sulla sicurezza. Una volta iniziata la riunione, dobbiamo mettere da parte i problemi della vita privata e di lavoro e concentrarci sul volo. E questo fino a quando la riunione non è finita. Rivediamo i punti principali della manutenzione dall'ultimo volo. Abbiamo rimosso il motore destro, rimpiazzato con il motore con numero di serie 121, quello con combustore senza emissioni di fumo. Il briefing è una parte fondamentale del volo. È nel briefing che il pilota d'appoggio e lo staff tecnico di supporto si riuniscono per capire cosa si vuole ottenere dalla missione e come tutto deve essere svolto. Il briefing costituisce la base di tutto quello che succede durante il volo.
Il lavoro di un pilota collaudatore è di agire come intermediario tra i tecnici e il pilota di squadriglia. Rob ha conseguito il dottorato in ingegneria aeronautica ed è abituato a parlare il linguaggio di entrambi. Il pilota collaudatore è colui che parla con il tecnico e cerca di aiutarlo a comprendere il lavoro del pilota con un linguaggio che il tecnico sia in grado di capire. D'altra parte, mi trovo spesso a dover spiegare ai colleghi il lavoro dei tecnici. Devo trasformare il linguaggio da ingegnere in un linguaggio comprensibile per i piloti. Rob deve anche essere in grado di riportare accuratamente le sue osservazioni durante ogni manovra di volo. Some yaw rate, 25 degrees, gonna see a big side slip left and right. Spin arrows, but I'm not gonna use to respond, and the airplane's flying. Sono stati i pionieri del volo, i fratelli Wright, i primi a sperimentare questa procedura. Orville si offrì volontario per volare per primo, accettando di fare rapporto al fratello Wilbur e stabilendo così gli standard per la documentazione ancora oggi applicati. I fratelli Wright non sono stati solo i primi piloti collaudatori, ma anche i primi a sperimentare il volo incontrollato. Credo che i fratelli Wright siano stati i primi a scoprire le cadute. E se avessero volato più alto, avrebbero probabilmente scoperto anche le vittime. Ma erano così vicini a terra che si schiantavano prima di poter entrare in vite. I primi piloti collaudatori erano degli scavezzacollo. Alcuni si rifiutavano perfino di indossare la cintura di sicurezza. Andare in vite con un aereo significava, per loro, sentirsi catapultati direttamente nell'aria. Ma gli aerei diventavano sempre più avanzati e il recupero dalle cadute e dalle viti sempre più difficile. Don Engen è il direttore del Museo Nazionale Aerospaziale statunitense. È stato pilota collaudatore della Marina Militare negli anni 50 e 60, specializzandosi nelle prove di avvitamento. I piloti erano avventurosi e portavano gli aerei al limite estremo. E così nell'era dei nuovi jet, a metà degli anni 50, quando usciva un nuovo aereo ogni 18 mesi, avevamo tanti aerei diversi e ci rendemmo conto che erano soggetti ad avvitamento. Divenne una sfida per tutti noi. Ma oltre a perdere aerei, perdevamo anche piloti. E questo è quello che mi ha spinto a cercare di capire più a fondo perché gli aerei entravano in vite. Ora come allora, per imparare qualcosa sulle cadute, si devono dedicare ore alle cadute in vite. Per mandare in vite un aereo, si deve essere in grado di analizzare tutto. E ci si deve allenare in continuazione per capire il meccanismo su aerei diversi. Feci 5 viti rovesce in un solo giorno. Insomma, fu un volo niente male e subì parecchi G negativi. Il giorno dopo, mentre mi facevo la barba, mi guardai allo specchio e vidi che il bianco degli occhi era diventato completamente rosso. Mi si erano rotti tutti i capillari. Oggi tutti i piloti collaudatori sono diplomati alla scuola per piloti collaudatori, dove gli studenti vengono sottoposti ad un rigido programma teorico e pratico. Molti studenti sono già ingegneri e il programma prevede aerodinamica, teoria della propulsione, sistemi di navigazione e controlli di volo. La parte accademica del corso è molto dura. Durante l'anno, nelle 48 settimane che gli studenti trascorrono in classe, sono 550 ore a rappresentare la parte accademica. E sono praticamente equivalenti alle 18 ore per semestre dell'università normale. Anche se da noi ci sono anche altre attività, quali il volo, i collaudi e la stesura dei rapporti. La scuola per piloti collaudatori della Marina Militare statunitense di Patuxent River è stata fondata nel 1945 e tra gli ex allievi si annoverano piloti leggendari come Alan Shepard e John Glenn. Rob Newowner si è laureato nel 1989 ed è consapevole del ruolo che svolge in questa nuova epoca del collaudo aereo. Ciò che è cambiato nell'ambiente del collaudo aereo sono i costi associati ai fallimenti. Abbiamo 7 aerei su questa linea di volo e sono tutti preziosi. Ognuno di essi è indispensabile per il programma. Non solo partiamo dal principio che c'è una vita umana a rischio,
ma ogni volta che andiamo in volo, pensiamo che dalla sopravvivenza di ciascuno di questi aerei dipende il proseguimento del programma stesso. I costi dei programmi sono elevatissimi e il prezzo del fallimento, il prezzo della perdita di un solo aereo, rende inaccettabile il fallimento stesso. La squadra di manutenzione carica le armi e i serbatoi di carburante sul Super Hornet. Le manovre di oggi non sono mai state provate con la configurazione pesante. Il paracadute di emergenza viene accuratamente testato. Mancano solo 2 ore e mezza al decollo. L'ora del decollo si sta avvicinando rapidamente. Rob effettua gli ultimi controlli. In base alle previsioni meteo, il decollo è stato fissato alle 14. La tuta anti-G aiuta Rob a sopportare l'estrema pressione a cui verrà sottoposto durante la vite. In missione, la forza di gravità aumenterà fino a 6 volte rispetto al normale. L'imbragatura lo ancora al seggiolino eiettabile. Niente è lasciato al caso. Tutti sono consapevoli della pericolosità del test. Questo hangar è intitolato a Steve Hazelrigg. Il capitano Hazelrigg era capo pilota collaudatore quando ero a Patuxent River nel 1990. Ed è morto in un incidente, 40 km a sud da qui, a causa di un guasto ai comandi. I rischi ci sono ancora, non possono essere eliminati. Ma una parte importante del nostro lavoro di coordinatori dei test è quella di ridurre i rischi al minimo, sia per le vite umane in gioco che per gli enormi investimenti che la nazione ha fatto per produrre gli aerei che oggi stanno in questa base. Ok. Ok. I controlli prevolo dell'aereo sono responsabilità del pilota. Controllo che i portelli siano bloccati. Bene, i montanti sono a posto. I sensori sono liberi e girano. Ora devo controllare che tutte le armi siano adeguatamente assicurate all'aereo. I missili che abbiamo a bordo sono missili a ricerca di calore AIM-9, che pesano circa un quintale l'uno. Anche se l'equipaggiamento che vedete a bordo di questo aereo è blu, vale a dire inerte, privo di testata o motore a razzo, è fornito di un sensore di ricerca e ha le proprietà aerodinamiche e di massa giuste per il tipo di test che eseguiremo oggi. La cabina di pilotaggio dell'E4, inoltre, ha alcune caratteristiche particolari che gli altri Hornet non hanno. Innanzitutto abbiamo un pannello di controllo per il paracadute. Tirando questa leva, il paracadute si apre. Girandola e spingendola indietro, invece, il paracadute si stacca. Inoltre, poiché i numeri digitali sul head-up display sono difficili da leggere mentre ci si capovolge oppure ci si trova disorientati, abbiamo anche un indicatore analogico dell'angolo di attacco e uno del ratio di virata, sui quali con questa lancetta
posso fissare i valori prestabiliti a cui fare riferimento immediato durante il lavoro che facciamo sulle 4. Nella sala di controllo, i tecnici di volo verificano la serie di sensori del Super Hornet e ne confermano il collegamento alla cabina di pilotaggio. Possono accorgersi di un guasto alla pompa del carburante prima di me, di un problema ai comandi che io non sono in grado di vedere. Loro possono vedere tutte queste cose e avvertirmi oppure dirmi di intervenire prima che io riesca a rendermi conto che qualcosa effettivamente non va. Come da programma, si avvia il motore e inizia il rullaggio. Quello che ci aspettiamo di vedere nel volo di oggi è una probabile caduta da volo controllato in cui l'aereo dovrebbe rovesciarsi. In risposta, generalmente si lasciano andare i comandi. E se l'aereo dalla caduta entra in vite, due frecce compaiono sui display a mostrare la direzione verso cui muovere i comandi. Io seguo le frecce e quando scompaiono lascio i comandi di nuovo. E per quello che abbiamo visto fino ad oggi, l'aereo riprende il volo. Però non abbiamo mai eseguito le manovre di oggi con questa configurazione e quindi è possibile che l'aereo non recuperi. In questo caso, a 6.000 metri apriamo il paracadute. Questo ferma la caduta o la vite, poi stacchiamo il paracadute e voliamo via. Per far entrare in caduta il Super Hornet, Rob dovrà disinserire alcuni controlli automatici e pilotare l'aereo manualmente. L'aereo decolla normalmente. L'aereo d'appoggio decolla subito dopo. La sala controllo riceve i dati. Rob supera il primo blocco di schede senza incidenti. Ma meno di 5 minuti dopo il decollo, Rob dichiara emergenza. Mask is still leaking. Okay, we're gonna have to go back. Una perdita di ossigeno sta riempiendo la cabina di gas gelato e altamente infiammabile. Dude, I gotta dump now. Rob deve immediatamente scaricare in volo il carburante per alleggerire l'aereo e permettergli di atterrare. Inizia la corsa per tornare alla base prima che succeda il peggio. L'emergenza in volo continua. La perdita di ossigeno liquido sta riempiendo la cabina di pilotaggio di gas potenzialmente letale. Rob punta il suo Super Hornet verso la pista. Deve assolutamente uscire dalla cabina di pilotaggio il più presto possibile. Ma a terra tutti sono preparati all'emergenza. L'aria della cabina, ormai satura di ossigeno, è altamente infiammabile. Inoltre, l'ossigeno liquido gelato gli sta colando su un fianco. Rob si è dovuto sedere sul manuale di volo per evitare il congelamento. Dopo quella che è sembrata un'eternità, Rob riesce a far atterrare le 4, ma deve ancora uscire dalla cabina il più presto possibile. Nell'ufficio operativo, il team di collaudo è inchiodato ai monitor in ansia per la sorte del compagno.
Rob esce dalla cabina e l'emergenza è finita. Chiaramente è deluso dal risultato del test. Un po' demoralizzato, ritorna all'hangar e va a parlare con il coordinatore del test. No, I didn't touch any of this stuff. I egress normally. So. L'emergenza si è ormai trasformata in un rapporto di routine per la manutenzione. Abbiamo scoperto che il problema era nel mio equipaggiamento personale, non in quello dell'aereo. Ma quello che è successo potrebbe avere danneggiato dei componenti dell'aereo e questi devono essere controllati. Quando si sviluppa una perdita e l'ossigeno fuoriesce, si espande rapidamente, diventando molto freddo. La pelle è suscettibile di congelamento e le parti più fredde sono quelle su cui di solito mi siedo. È stata la preoccupazione di bruciarmi per via del gelo a farmi anticipare il rientro alla base e uscire dalla cabina in tutta fretta. Viene convocato immediatamente un debriefing e si decide di telefonare agli uffici della Boeing di St. Louis. E a quel punto, hai notato se c'era del ghiaccio? Certo, su tutto il blocco e sul seggiolino non c'era ghiaccio, ma al momento dell'atterraggio ero completamente congelato. Avevo addosso da 3 a 6 mm di ghiaccio. Dopo una lunga discussione, il team è convinto di aver risolto il problema. It's really hip burned again. Well, no. Politely. Comunque, per oggi non si volerà più. Bisogna effettuare alcuni interventi di manutenzione e il tempo sta peggiorando. Quello che è accaduto oggi è raro, anche se non del tutto insolito. E sapete, normalmente torniamo indietro, stiliamo il rapporto e prepariamo le schede per il prossimo volo. Dopo 3 giorni, Rob, le 4 e il tempo sono di nuovo pronti e la missione procede come da copione. Il primo punto del test consisteva in una prova funzionale sui motori. Il motore appena sostituito funziona perfettamente. Quindi Rob esegue una serie di riaccensioni spegnendo i motori intenzionalmente e cercando di riavviarli in volo. Un fallimento del sistema vuol dire affrontare la lunga planata verso la salvezza. Ma i motori si riaccendono e Rob procede con le schede di collaudo. Una telecamera al suolo, controllata dal radar, cattura questa scivolata di coda. L'F-18 è bloccato in una lunga caduta, ma Rob anticipa i movimenti dell'aereo e recupera. L'aereo d'appoggio ha un problema. Si è accesa una spia che indica che il carrello non è bloccato. Si tratta di un falso allarme, perché in realtà il carrello è retratto. Ma l'aereo inseguitore deve tornare indietro ed atterrare. Non c'è altra possibilità. Secondo il manuale, Rob deve essere scortato per tutto il volo di collaudo. In questo caso fa da scorta un aereo cisterna e Rob decide di fare rifornimento mentre aspetta la sostituzione dell'aereo inseguitore. Rob continua la missione ed esegue una serie di viti prima a 90 gradi, e poi a 120.
Le informazioni ottenute da queste manovre saranno di inestimabile valore per raggiungere l'obiettivo finale del programma Super Hornet. Costruire, cioè, un aereo che non sia solo resistente alla caduta, ma anche così avanzato da rendere le cadute virtualmente impossibili. Dopo 2 ore di caos controllato, Rob fa ritorno alla base. I Super Hornet comprati dalla Marina Militare rimpiazzeranno molti degli aerei della flotta e lo faranno in modo eccellente. Ci saranno ragazzi, oggi ancora bambini, che voleranno su questi aerei durante i prossimi 20 anni. Forse i miei figli. Ho 4 bambini a casa. Sono loro il futuro. Stiamo collaborando ad un programma che permetterà ai piloti della Marina di volare in sicurezza con questo aereo per i prossimi 20 anni. Dà soddisfazione e ci si diverte. Mi piace davvero assistere ai miglioramenti dell'aereo nel corso del tempo. E poi, da un punto di vista del paesaggio, volare in una bella giornata di sole è sempre fantastico. Il successo del programma di collaudo del Super Hornet dipende interamente da uomini coraggiosi come Rob Newhoner. La nuova generazione di piloti si prepara a combattere le battaglie del futuro e lo farà grazie all'eccellente lavoro di un pilota collaudatore.